Parliamo di biocontrollo. Come funziona? Qual è la logica che avete scoperto? Allora, il principio è molto semplice perché nella popolazione, diciamo, dei funghi produttori di aflatossine, per nostra fortuna, ci sono anche degli individui che non producono la tossina. Il concetto è quello di sfruttare questa situazione naturale. Nella popolazione naturale di questi funghi abbiamo circa un 50% di produttori e un 50% di non produttori. A seconda delle aree geografiche questo rapporto può variare. Ovviamente noi vogliamo che i non produttori diventino il 100% o comunque che si avvicinino al 100%. Quindi per ottenere questo risultato andiamo a selezionare nella popolazione gli individui non produttori e li valutiamo per la loro competitività, ovvero affinché la popolazione si sbilanci da un 50-50 ad una popolazione interamente di non produttori, i non produttori devono essere molto competitivi e questo è il primo elemento. L'altro elemento è che noi andiamo ad addizionare artificialmente nell'ambiente, una volta che abbiamo selezionato il ceppo ritenuto migliore, una certa quantità di inoculo che quindi favorirà l'inizio, la partenza della crescita di questo ceppo non produttore, che andrà quindi a sostituire il ceppo produttore. Quindi è semplicemente una esclusione per competizione. Sappiamo che c'è un'autorizzazione che è per il momento momentanea, no? Quando diventerà definitiva? Che tempi ci sono e quanto è utilizzato al momento con questa autorizzazione in campo? Cioè lei ha dei dati su quanto gli agricoltori l'hanno utilizzata, per esempio nel 2018-2017? Sostanzialmente noi abbiamo circa 15.000 ettari trattati 2016, 2017 e 2018, cioè da quando il prodotto è effettivamente un prodotto commerciale. Allora la domanda che può sorgere spontanea è perché non abbiamo avuto un'espansione dell'area trattata, nonostante gli agricoltori siano tutti molto contenti del risultato. Allora, il vero problema è che le autorizzazioni arrivano sempre molto tardi, quindi il prodotto, cioè noi sappiamo se il prodotto è disponibile o no nell'annata molto tardi, quindi questo contrasta con la programmazione dell'azienda che produce il prodotto commerciale e anche con l'organizzazione degli agricoltori. Quindi sostanzialmente per ora la diffusione è limitata proprio perché abbiamo un'autorizzazione temporanea di impiego. Inoltre, finché non avremo la registrazione, il Ministero non ammette l'utilizzo del prodotto trattato per l'umano, ma solo per l'uso zootecnico. E questo è un grosso limite, non tanto per la quantità di mais ad uso umano che viene prodotta in Italia, che è una percentuale molto bassa, ma perché questo obbliga ad avere una tracciabilità del prodotto trattato e quindi molte aziende non sono attrezzate per avere tracciabilità di tutto il loro prodotto e quindi questi sono i principali limiti alla diffusione. Per quanto riguarda la registrazione definitiva, il dossier è stato presentato da circa un anno e auspicabilmente nei 18 mesi si può sperare che ci sia la registrazione. Diciamo che non si dovrebbe andare oltre i 24 mesi. I 24 mesi sarebbero febbraio del 2020, quindi che massimo per febbraio 2020 dovrebbe esserci la registrazione definitiva.